dentro tutto lo stand della libreria, non si sente il microfono. Siamo zitti o sentiamo, altrimenti no. Ma c'è un microfono, allora vengo avanti. Ricordo di spegnere i telefonini, per favore. Grazie. Dicevo che ringrazio molto Mario Bussetto, lo staff della libreria, che dalle parole di Fabio avete un po' capito che belle cose riesce ad organizzare, sono giovani veramente intraprendenti, molto preparati. E ringrazio Enrico Martino che presterà la voce alle poesie, ma io credo che la poesia abbia bisogno, potendo, della voce, e sono stata fortunata. Ringrazio Walter Zanardi che ha preparato le musiche e ringrazio tutti voi che siete venuti, tanti sono amici, molti sono amici e questo mi fa molto piacere. E devo dirvi che per me è stata un'opportunità questa che non mi aspettavo nemmeno, di poter presentare un'altra volta le poesie. E la volta precedente è stato Luciano Nani che è là in fondo. Io non sarò brava come vi ringrazio quindi della pazienza, della testimonianza, anche di affetto. Ripeto, mi è piaciuta molto questa opportunità perché laddove si parla di poesia c'è vita. Lo so che sembra uno slogan pubblicitario, però io ci credo e quindi lo dico. Un po' al cammino, al percorso che ho fatto in poesia e vi assicuro che in genere non ho molto tempo per farlo. Ma questa volta l'ho fatto e ho visto dei fili e dei collegamenti che probabilmente li avevo dentro ma non ero riuscita ad esprimerli. Allora, abbiate pazienza, ma vi devo un po' fare la storia. Sono partita come raccolte poetiche, la poesia la scrivevo anche da ragazza come molti ragazzi fanno, no? Però una vera e propria raccolta è nata nel 95. E non 1800, e il titolo in versione di rotta direi che dice molto sul contenuto delle poesie, sul significato, era proprio una testimonianza della voglia di cambiare direzione. E quindi c'era proprio una volontà di aprirmi agli altri e alle loro vicende. Però devo dirvi che a parte che ho finito i libri, quindi non li potevo mettere qui, insomma, a disposizione della libreria, ma c'era ancora molto ripiegamento sulle vicende personali. Scusate, è vero. Ecco, la seconda raccolta, che è Pavimento di Stelle, è del 2002. Devo dire che il fatto di appassionarmi sempre di più alle vicende umane mi ha portato a riflettere sull'uomo. Io un posto pallino di riflettere ce l'ho, perché forse perché ho frequentato filosofia, mi sono dato la filosofia, ma insomma il pensiero, purtroppo, dico purtroppo perché c'è anche la parte negativa di questo, ho cominciato ad appassionarmi, vi dicevo, all'uomo. E ho compreso che c'è una grande polarità nell'uomo. E se voi pensate a come siamo fatti di acqua per la maggior parte, no? E poi poi camminiamo sulla terra e poi però guardiamo anche il cielo, guardiamo le stelle. Vorrei sapere qual è il poeta che non ha mai scritto di stelle e di cielo. Per cui c'è sempre questa tensione dentro di noi, fra ciò che è terreno e ciò che è invece spirituale, quello che ci porta un po' a salire, ad innalzarci. Voi direte pavimento di stelle, perché? Eh no, invece la parola pavimento mi convinceva, perché forse la parte più bassa di noi, perché noi calpestiamo le strade che sono delle pavimentazioni, calpestiamo, qui sto calpestando, e in casa si calpesta e ci si affanna anche a cercare di pulire sto benedetto pavimento. Io lo odio un po', Bene. E devo dirvi che questa
polarità, grande polarità che caratterizza l'uomo, ha un po' ispirato questo pavimento di stelle che poi, non so se per caso o perché sono bassamente mediatica, non lo so, non sono mediatica, anzi sono poco tecnologica, ma c'è stata una trasmissione televisiva, non so se ve la ricordate, che si chiamava Pavimento di Stelle, si è chiamata Pavimento di Stelle. Questa cosa mi ha scioccato, facendo calare la mia autostima, però c'era Lucio Dalla, e quindi la autostima calata e poi... Okay. Allora, nella prefazione, ho voluto mettere, alla fine della prefazione, questa poesia del portoghese, poeta portoghese, Ferdinando Pessoa, che è un poeta filosofico, e che scrive: non ci realizziamo mai, siamo due abissi, un pozzo che fissa il cielo. Quindi la realizzazione, a cui ciascuno poi ambisce, se ci pensate bene, no? È qualche cosa che non finisce mai. Penso che finisca solo con la fine della vita. E l'altra polarità che è in noi, e che è cioè praticamente la parte interiore, l'interiorità, è quello che noi conosciamo attraverso i sensi, e quindi l'esteriorità, concorrono entrambe a porsi delle domande importanti circa il senso della vita, il perché della vita, no? Ruote intorno a questi due poli. Bene, però queste risposte, almeno per me, magari qualcuno ha trovato delle risposte definitive, bene, io vorrei parlare di risposte parzialmente definitive. C'è un po' una contraddizione, no? Perché? Perché poi basta qualche cosa e ci si mette in crisi, no? Bene, io credo che per esempio anche la fede sia una conquista continua. E per questo che arriva. Quindi per questa polarità che è in noi siamo sempre esposti alla paura, al dubbio, ma anche al dolore. Bene, una parte di queste poesie però nel 2002 si riferiva a persone non proprio di successo, persone che avevano problemi, insomma, e già allora per me i giovani erano, insomma, una parte importante, qualcosa che veramente mi stava molto a cuore, per cui la disoccupazione giovanile non era ai livelli odierni, però era, cominciava a essere preoccupante. E direi che quindi in questa raccolta, ecco il filo che io ho poi riscontrato e che, che lega le due raccolte, questa e quella finale, era proprio un sentimento di giustizia, di riscatto della dignità umana, che molto spesso è vittima della prepotenza del potere. E abbiamo scelto anche insieme, no, di leggere poesie che... Non tutte le poesie, per carità, santo cielo, no, causerei dei seri problemi di salute, ma alcune poesie, quelle che si collegano di più all'ultima raccolta, che è Giorni Incerti. Giorni Incerti è stata pubblicata nel 2011 e voi direte roba vecchia. Ok, roba vecchia. No, confermo. E devo dire però che... Perché tutto questo tempo tra una raccolta e l'altra, e poi anche delle raccoltine, insomma, piccole? Beh, allora devo dire che ho molto bisogno, è un mio problema di carattere probabilmente, di elaborare, di pensare, di vagliare, setacciare molto quello che poi vado a scrivere. E poi devo dire la verità, che avevo bisogno di un po' di incoraggiamento. Credo che tutti abbiamo bisogno di incoraggiamento, di chi ci stringe una mano, di chi ci dice avanti, di chi ci dice non abbatterti. Penso che sia un desiderio di noi. E è stato poi il premio Yourcenar che mi ha permesso di ritrovare un po' di coraggio, di dire: ma forse queste poesie non interessano solo me, il povero marito che ho fatto, e gli amici costretti ad ascoltarne.
dico, ma magari possono dire qualcosa. E così ho pensato di pubblicarli. Devo dire che rileggendole, mi sono accorta di una cosa che io non penso di definirmi poetessa, scusate, ma penso di definirmi una persona che ama scrivere in versi, liberi tra le altre cose. E, abbia però quella persona che scrive in generale, non solo poesia ma anche prosa, che scrive, abbia una particolare sensibilità e anche una capacità di osservazione. E, si guarda intorno, osserva, cerca di andare anche oltre l'apparenza. Ebbene, nel 2011 io sentivo che i tempi sarebbero stati ancora più bui. Mi si secca la bocca. Scusa, questa è la mia però, sai. C'è la mia. Ma se non sei affettata va bene. Ormai è sua. Ormai è fatta. Io no, non leggo la regola. Continua a fugare. E tira di l'altra. È vero, ma scusa, sono... No, non sono uguali, non sono simili. Questa poi è acqua naturale, acqua volgare di rubinetto. Che sei volgare anche qua. Ah, sì. Abbiamo due acque volgari. Va bene, sì, sì. Allora, vi dicevo che prevedevo questa cosa. Io non voglio dire che faccio il vate, no, perché però se vi ricordate, insomma, nella poesia greca a volte il poeta aveva anche questo ruolo, no? Di vaticinatore, quindi di uno che riusciva un po' a immaginare, a prevedere. Giorni incerti, beh, il titolo è chiaro. Qui non c'è il pavimento e non ci sono neanche le stelle, c'è una giostra. E credo che in realtà il titolo parla da solo, no? Riguardo al contenuto delle poesie. Sono giorni incerti, no? Sfido chiunque a dire no, sappiamo tutto, siamo tranquilli di quello che accadrà fra 10 anni, ah beh, io posso fare tutti i progetti. No. Bene, e siamo in equilibrio, instabile. E cerchiamo di mantenerlo. Abbiamo molte paure e cerchiamo punti di riferimento. Non so, poi mi direte, no, ma che stai dicendo, ma che cosa ci hai detto? Non è vero, stiamo tutti molto... Ok, ci sarà anche qualcuno, però. E ancora una volta direi che l'idea, una delle cose che mi hanno più ispirato, sono state proprio le condizioni di emarginazione, allora è fatta così, e quindi le condizioni di chi viene emarginato da questa società, o perché perde il lavoro e non viene più reintegrato, o perché è stressato dai ritmi del lavoro e dalla frenesia, perché nonostante tutta la crisi continuiamo tutti a essere frenetici. E quindi sono arrivata alla convinzione di aver imboccato una strada poetica, ed è la strada, la considerazione che l'ispirazione può venirti anche guardando la natura, indubbiamente per me è molto importante la natura, ma anche stando tra la gente. E io credo sempre meno al poeta che si isola, dimentica gli altri, si chiude in se stesso, per carità. Io riconosco l'aspetto anche intimo della poesia, di molta poesia, il momento in cui tu stai con se stesso e dentro di te ci deve essere. Però penso che siamo anche, e mi ricordo quello che diceva Marcuse, non abbiamo un unico non ideologico. Non sono mai stati dalla parte dell'ideologia e dei poeti, e nemmeno politico in senso stretto, no, del termine, ma credo che abbia un ruolo civile. E proprio qualche giorno fa mi sono imbattuta in questi versi di Maria Luisa Spaziale e sono stata molto contenta perché ho detto, oh, qualcuno che la pensa con me, no, della serie, cerchiamo anche un po' di eco, di risonanza, di condivisione. E allora, questo scrive Maria Luisa Spaziale, cercherò di leggerlo bene, guarda che non ha niente a che vedere con la tua paura, ma l'indifferenza è inferno senza fiamme. Ricordalo, scegliendo fra mille tinte il tuo fatale grigio. Se il mondo è senza senso, tua
è la vera colpa. Aspetta la tua impronta, questa palla di cera. Beh, l'avrei baciata, perché bellissima. In giorni certi, parlavo prima con la signora mamma, mi dicevi, dove tu guarda tanto siamo anche vicini di casa, ma in effetti ci sono anche dei momenti di luce, dei momenti di leggerezza e dei momenti di gioia, per fortuna, meno male che ce li abbiamo, e perché credo che sia sempre stata ed è un'aspirazione dell'uomo quella di aspirare alla felicità, alla gioia, alla contentezza. Poi pensavo, visto che si parliamo di simboli, dico, ma caspita, forse è proprio questo buio dentro di noi, a volte anche fuori di noi, che ci porta verso la luce. E per me, devo ringraziare la Stefa, la mia amica Terma, perché lei mi guida su questa strada della luce. Allora, quando spengo la lampadina, chiamo lei, dico, scusa, dammi una mano. E devo dire che la luce è la liberazione da tutto ciò che è veramente negatività. Non è ignorare quello che c'è che non va, però non avere dentro di sé solo questi terribili sentimenti, fra i quali ritengo veramente brutti l'invidia. Non riesco neanche a invidiare Dante, mamma mia, che figura è. E mi piacerebbe, eh? E non invidio. E la rabbia, non l'indignazione, eh? L'indignazione è un'altra cosa. L'indignazione è dire, caspita, ma perché? Perché ci facciamo del male? Allora, quella è l'indignazione. La rabbia è caricarsi di questa voglia distruttiva. Ecco, io non ho una voglia distruttiva. Ho voglia di cambiare le cose, però quello sì, che è un'altra cosa. Ho voglia che tutti comincino a mettere ali, intendetemi, non è che dobbiamo vagare, ma credo che non dobbiamo nemmeno strisciare, non è questa la bellezza dell'uomo, eh? Credo che l'uomo si debba alzare, debba avere dei sogni, debba avere dei progetti, non siamo più così giovani, penso che abbiamo anche noi i nostri sogni. La vecchiaia è, scusatemi, tocco una brutta cosa, eh? A me compete, non deve, la vecchiaia comincia quando non si sogna più, quindi vediamo di non toglierci più questi sogni che sono bellissimi. Allora, lo stile, due parole, perché lo stile penso che si trova man mano che si procede, ognuno di noi ha uno stile, nel nostro gruppo di scrittura del Piacentino, dove c'è anche Pubblicità Progresso, diretto da, che ci concede l'organizzazione dei Dada, stiamo divertendoci a individuare qual è lo stile che abbiamo, verso il quale stiamo andando. Bene, allora, lo stile, la cura della parola. Nella prefazione di Giorni Incerti, Angelo Augello, che purtroppo stasera credo non sia potuto venire, ma che l'ha scritta, aveva detto, Patrizia, serve la parola e non se ne serve. E io ho detto, ma che vuol dire questo? Ho capito perché io devo molto alla parola, devo molto all'esplorazione della parola, nella parte sonora, nella parte semantica, del significato. E devo dire che ho sempre cercato di servirla, come se stessi inchinandomi a quella che sarebbe stata la parola giusta, perché, ascolta, devo quest'acqua qua, vero? Sì. Ormai stai continuando. Continua con quella ormai. No, scusa, puoi bere questa? No, no, ecco, io sì. Ti avevo avuto anche di là. Dicevo che non esistono tante parole per dire, per esprimere un sentimento, un'ispirazione. No. Pensateci, ne esiste una per voi. Magari per un altro sarà un'altra, ma per voi è una. Brindo la poesia. L'importante, ecco,
beh, penso che lo sappiamo tutti, alla poesia si lavora. È un lavoro. È un lavoro. Quindi devo dire che è un cesello, un lavoro di cesello. C'è l'ispirazione e poi bisogna lavorarci. Lo sappiamo tutti, nel gruppo di scrittura lo sappiamo tutti che ci si lavora. E io finisco il lavoro perché bisogna anche finire i lavori. Bisogna mettere la parola fine. E allora la parola fine arriva quando sono soddisfatta dal punto di vista linguistico, però anche dal punto di vista sonoro. Ecco, io amo moltissimo il ritmo. E allora io dico, ho finito, sono anche un po' contenta, quando sento dentro di me quella musica che avevo sentito all'inizio, perché quella è la musica, ma ci devo arrivare, devo esprimerla. Quindi il poeta la sente, poeta, uno che scrive versi, dai, la sente, però deve arrivare a esprimerla. E c'è un percorso. Le sincerità, ah sì, questo devo dire la verità, a me piace togliere via tutto quello che è in una vita superflua. Ecco, io non ho paura di arrivare a essere scarna, so che è un'accezione anche non sempre bella, scarna, no? Direi essenziale, non scrivere una parola in più, e questo si sente. E qua a Montale abbiamo un giovane che ama Montale, che insomma mi pare Montale 2, ha detto guarda che faranno un bel film su di te, come... E, un altro giovane favoloso, perché lui è montagnano, no, voglio dire, non sei la copia di Montale, però ami molto Montale. E qui Montale fa scuola, no? La comprensibilità, ah, qui è un'altra ossa dura, perché io devo dire che le poesie che non capisco, non mi piacciono, lo devo dire, sarà un limite, ma a questo punto è arrivata a questa età, cosa vuoi che mi metta a fare?